Arriveranno da Moresco, in provincia di Fermo, il paese natale di Roberto Straccia, i rinforzi della protezione civile che dovranno proseguire e coadiuvare le ricerche già in atto da parte dei volontari pescaresi dello studente scomparso lo scorso 14 dicembre. Oggi vertice in prefettura tra i rappresentanti delle forze dell'ordine, il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara Marcello Galanzi, il questore Paolo Passamonti e il prefetto Vincenzo D'Antuono, assieme ai sindaci di Pescara Luigi Alboremascia e Moresco Amato Mercuri. Siamo agli ordini dei carabinieri, aspettiamo che loro ci facciano un piano, sanno che noi abbiamo a disposizione quando meno 40 persone dalla provincia di Fermo e altre dalla protezione civile di Pescara. Intanto abbiamo concordato col sindaco di Pescara che le nostre due protezioni civili ci facciano uno scambio quantomeno cartografico e di conoscenze e di competenze in modo da poter organizzare dei gruppi misti in modo che non siano impreparati quando verranno chiamati qua. Poi aspettiamo che i carabinieri ci dicano dove andiamo a cercare o a ritornare dove ci sono stati, quindi aspettiamo un attimo il loro coordinamento, giustamente non ci vogliamo sovrapporre. Qual è l'impressione a Moresco su questa scomparsa? A Moresco l'impressione è che è appunto inspiegabile, perché conosciamo la famiglia, siamo un paese talmente piccolo che ci conosciamo tutti, quindi conosciamo Roberto, conosciamo Mario, Rita e Lorena, e quindi è impossibile che sia successa una cosa del genere per noi. Non ce lo giustifichiamo, sicuramente non è nell'ambito familiare da ricercare, né nell'ambito delle amicizie, quantomeno quelle calcistiche. A Pescara intanto si proseguono senza sosta le ricerche in una città che vive con molta partecipazione questa misteriosa scomparsa. Procura impegnata nelle indagini, piste investigative, ultima quella di internet e Facebook, battute una ad una per cercare di avere qualche indizio in più che possa portare sulle tracce di Roberto. Tanto tanta vicinanza, tanta solidarietà alla famiglia di Roberto Straccia, e al comune trattino famiglia di Moresco, perché lo abbiamo sentito dalle parole del sindaco Mercuri, si tratta di una piccola comunità che vive con angoscia queste giornate in attesa di sapere qualcosa di concreto sul destino di Roberto. Io credo che sia stato battuto il territorio palmo palmo, con grande dovizia di particolari, scendendo nei dettagli, da quello che apprendiamo quotidianamente su questa vicenda, tutto quello che era possibile fare è stato fatto.